Salve a tutti gente, benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi, e bentornati ancora una volta su Dead Island. Allora ragazzi, ho modificato il fucile per renderlo shock, così che faccia un po' di danni elettrici, e lo stesso la pistola. Ora siamo pronti a proseguire nel nostro intento. E sperare di sopravvivere. Allora, dobbiamo raccogliere dei campioni infetti per uno degli scienziati che avevano dato delle missioni proprio di lavoro dove li dobbiamo aiutare. Cazzo, la stamina. Piss off, you freak! Qui ci sono tanti zombie. Infatti è proprio qui che ci chiede di andare. Così non rompo neanche più di tanto l'arma. Ok, li ho ammazzati tutti. Ah! Ecco la tanica. Allora, non so se da dove sono entrato io posso riuscire di nuovo. Un piccone. Controllo un attimino anche qui che c'è un coltello. Una merendina me la prendo. Allora, tutti sti zombie qua intanto comunque erano già qua, quindi sicuro questi erano scienziati che lavoravano e ci sono un attimino crepati male. Aspetta, io qui non posso. Ah no, ok, ci posso uscire da qua. Perfetto. Ok, andiamo a consegnare questa tanica pazientemente, piano piano. Ok, siamo arrivati al laboratorio. Pochi metri per consegnare questa pesantissima tanica di agente chimico. Ora deve essere. Era qui? No, era qua. We're so close. Okay. Salve, la metto qui. That's it. Yes, you did it. Sì, l'abbiamo presa. Ok, progetto veleno per 4. I love surprises. Sarà un'arma nuova. Salve signore, io le ho portato i campioni. Magnum impeccabile. Aspetta, ma questa che fa anche più danno della pistola normale? La pistola shock. No, fa più danno alla mia pistola. Ok, ah vero, io avevo trovato dei colpi del pompa, quindi meglio ricaricarlo. Ok, possiamo tornare dallo scienziato dove avevamo portato il primo campione, che intanto dovrebbe averlo esaminato, dovrebbe aver finito di esaminarlo. Ah, il Kuru è endemico tra la popolazione nativa di qui. L'incubazione può arrivare fino a 12 anni. Molti dei nativi hanno sviluppato un sistema immunitario che mantiene il virus latente ancora più a lungo. Ok, ma questo nuovo virus è molto diverso, si sviluppa completamente nel giro di poche ore. Credo di poter preparare un vaccino, ma per farlo mi serve una versione stabile del Kuru. Non è ancora mutato, puoi aiutarmi? Io ti aiuto perché sennò non mi posso andare avanti. Ma dove te lo trovo? Devi trovare qualcuno del clan di Hope che non abbia ancora contratto l'infezione. Prelevare un campione del suo sangue o tessuto. Parla con lo sciamano, io non so nemmeno se esista questo qualcuno. Qualcuno del clan di Hope che non sia stato contagiato. Ok. You just need to find one of these mummies and take a sample. Ah, ok, da delle mummie. Perché loro i cadaveri li mummificano. Ascoltami, Emily è ancora viva. Abbiamo ancora la possibilità di salvarla. Ok, dei soldi, grazie. Ok, quindi dobbiamo trovare praticamente tipo una tomba, così possiamo dire. Tu che vuoi? Porta l'incaridina al dottor. You're on your own with this one. I understand. Guardate, queste secondarie per ora proprio non. Non ho interesse. Perché mi devo sbrigare
a poter trovare questo qualcosa che devo trovare e portarlo qui al dottore. Così possiamo sbrigarci a trovare una cura e magari salvare la moglie del tizio alla radio. Allora, quanto si trova lontano questo posto? Allora, io sono qui. Parecchio, dobbiamo praticamente tornare là. Però, per fortuna, c'è il viaggio veloce. Anche qui, sì. C'è il viaggio veloce, così possiamo magari arrivare direttamente lì. Perfetto. Allora, indigeni, mi serve il campione di una mummia. Visto che poi i cadaveri li mummificate, come facevano gli antichi egizi. Ogni membro del mio villaggio ha mangiato la carne degli immortali. Ah, che schifo, ma molti non sono resuscitati. Gli spiriti sono arrabbiati con noi. Gli unici guerrieri rimasti sono nelle tombe dei nostri antenati. È tra le montagne, vicino al nostro villaggio. Portami alla tua barca e io ti condurrò lì. Scusa Hop, io non so te se hai capito la pazzia che hai fatto fare. Cioè, hai fatto mangiare la carne degli zombie al tuo popolo. Io capisco che tu sei uno sciamano, sei potente, però il primo esemplare della mia stirpe e prima ancora della creazione di questo mondo esisteva un altro tempo, chiamato Tempo del Sogno. Ok, raccontamene. Sembra interessante. Visto la pazzia che hai fatto di far mangiare carne di zombie a della gente sana. In quel tempo niente aveva sostanza e non c'era vita o morte. What's this here? E che cosa c'era allora, scusa? Se non c'era vita o morte. Sentito zombie. Esistevano senza paura, dolore o scopo. Viaggiamo in quel tempo mentre dormiamo, poiché il tempo del sogno è sempre con noi, in attesa dell'oscurità. E sono delle parole un po' senza senso, ti rendi conto? Capotribù, sciamano, testa di cazzo, aggiungerei, visto quello che hai fatto, però. Zombie più avanti. I see one. Vuoi crepare? Aia, cazzo, con un pugno solo mi hai fatto volare. Merdino. Mamma, ti faccio a pezzi. È fatto a pezzi. Spacca osso ostacolato. Una mannaia. Ok, allora, scusa, sciamano pazzo, stavi dicendo? Gli spiriti che ci proteggono sorsero dalle profondità del vuoto e dell'oscurità e crearono il cielo, il mare, la terra e tutto ciò che è vivo e ciò che non lo è. Ok, praticamente hanno creato tutto, ogni cosa. Di così che almeno ti sbrighi prima, testa di cazzo di uno sciamano. Il sommo serpente che creò il mare e la nobile madre che ci diede la vita? Qualcosa, ok. Questa è la tua gente, li hai fatti trasformare tu così, testa di cazzo di uno sciamano. Dovrei ammazzare te io. Gli spiriti immortali dei resuscitati rimangono su questo piano, vivono in entrambi i mondi, nel tempo del sogno e del nostro tempo. Per questo sono sacri. Ah, ok. Gli zombie sono sacri? Vivono in due dimensioni e sono sacri? Va bene. Ci consumano fino a diventare un tutt'uno con noi, poiché essi sono il tramite tra i due mondi. Ok, sì, ci penso io perché tu sei uno sciamano codardo. Cazzo, non è facile da affrontare senza farsi colpire almeno una volta questo colosso.
like a Sheila. Oh, alla buon'ora è morto. Ok, sciamano coglione, andiamo. Forza. Stavi raccontando, quindi gli zombie sono sacri, li hai fatti condannare tu, li hai fatti trasformare così tu, e poi? E poi non parli più? Questa è la pazzia, ragazzi, da in gioco, no? Dove è partito tutto? Ah, io pensavo ci fosse qualcosa, qua invece no. Adesso lo sappiamo. Quindi una malattia dei nativi che questo tizio ha fatto contagiare volontariamente per qualcosa di sacro tutti gli altri e li ha condannati tutti a morte. Da lì, dal centro dell'isola, quindi dalla giungla, è partito il virus. Nel laboratorio se ne sono accorti, hanno cercato di fermarlo, non ci sono riusciti. E siamo arrivati ad ora con tutto questo per colpa di questo tizio. Questo è quello che abbiamo scoperto finora, eh. Quindi rendetevi conto la follia tribale per non avere un minimo di cervello, perché qualcosa è definito sacro. Va bene. Allora, tizi strani, siamo arrivati di nuovo alla barca. C'è questo tizio che dobbiamo seguire un attimo quanto mi porta a qualcosa. Da quello che ho capito, avevano questi dannati mostri, hanno mangiato i contagiati per resuscitare, per cui credo che avrai qualche problema con questo sciamano. Tienilo d'occhio, va bene? Io me lo aspetto che avrò qualche problema per colpa di questo tizio. Io me lo aspetto proprio. Andiamo, ok. Ah, ok, siamo arrivati qui. Aspetterò sulla barca, ma fai in fretta, ok? Questo posto è un vero inferno. Ci provo. Ho anche poche munizioni, io mi aspetto che dovrò combattere. Ma scusa un attimo, io avevo delle granate? Sì. Equipaggiamele al posto del macete rotto. Che non si sa mai. Non si sa mai. Su questo altare offriamo sacrifici agli spiriti. Ok, quindi uccidete le persone innocenti. Quite lovely, isn't it? Infatti c'è gente macellata viva lì. Sì, ci penso io. Altro. Devo morire per cortesia? Ok. Eliminati tutti. Ah, che fatica seguire questo sciamano nella sua follia. Perché devo fare queste cose? Perché mi devo sottoporre a queste cose? Questo è il mio villaggio, gli spiriti adirati sono ovunque, eh. Spiriti adirati. Va bene. Definiamoli pure così. My resurrected brothers are great warriors. Ok, non dovevo lanciare la granata. Infatti è morto perché rimarrà a pelle, cioè, lo abbiamo ucciso noi accidentalmente. Yeah.
Abbiamo finito? Follow me quickly. Ok. You must leave the village at once. Comunque, l'avevamo ucciso noi con la granata. Non era mia intenzione ammazzarlo. Per quanto non vi nego che sarei stato contento, in effetti, se moriva. Aspetta, no, non mi piace che poi c'è questo che ci insegue. Ecco, uno zombie in meno almeno. Sì, proseguiamo. Munizioni, 9 colpi di pistola, 33 colpi di fucile. Siamo messi male a livello di proiettili. Però abbiamo almeno 2 granate e una molotov in aggiunta. Ok, corriamo in giro per la giungla con questo pazzo. Ah, ok, sono tutti morti questi. Andiamo, andiamo. Forza, cammina, sciamano. Hai sentito? I sussurri sono un avvertimento. Ma questo non è un sussurro. Chi è il prossimo? Ok. Possiamo andare? No. Ora sì. Eliminati tutti. Mi prendo pure il martello dal tizio. Ok, forza. Forza, sciamano. Che poi potresti combattere anche tu, visto che hai un bastone. Poi ci devo combattere e difenderlo io. Questo posto è strano. Are you weak? Or are you strong? Ok, possiamo proseguire, un braccio te l'ho rotto. Aia, cazzarola, che potenza. Aia, e dai. E crepa un po'. Ok, vieni, sciamano del cavolo. Li ho ammazzati tutti. Ah, che fatica. E com'è morto male questo zombie? Io nel frattempo raccolgo cose a caso. Non dobbiamo essere tanto lontani dalla cima di sto posto, però, eh? Non mi puoi far fare ancora i chilometri. Qui c'è qualcosa, casse, altro. Un'accetta che prendo, che poi me la rivendo. Male che vada la uso che la lancio. Ah, zombie sotto. Ok, si poteva scendere sotto lì, non lo sapevo. It is beautiful here. È bellissimo qui. È un luogo profano. Aia, cazzo. Ok. Almeno questi li devo per forza affrontare così, comunque sia. Ok, sciamano, io li ho ammazzati tutti. Un attimo, fammi mangiare della frutta per recuperare del tutto.
Ok, andiamo. Quello lì con senza mani come zombie è troppo pericoloso. Me lo dà sempre con il teschietto nel nome, quindi è di livello troppo alto per me. Quello o lo affronto con le armi da fuoco o lo affronto con le armi da fuoco. Ok, dai, dai, forza, sciamano. Non è lontano qui. Lo spero, cazzo. Quanta strada mi stai facendo fare per trovare mezza mummia? Ma tu che ci fai qua? Maybe you'll back the fuck off now. Fuck off now. Porca miseria. Devo prendere lo spavento perché sento lo zombie di lato e sta fermo lì così per i fatti suoi. We have to get to the other side. Dobbiamo arrivare dall'altra parte. Hanno distrutto la leva. Ok. Per raggiungere la seconda leva e azionare. Attenzione. Perdonami. Ok, forse ho capito. Munizioni doppietta. Oh sì, grazie. Possono sempre tornare utili per quanto non sia un'arma potente, ma... io come ci devo salire lì, scusate? Vorrei comprendere. Ah no, ok, devo fare il salto da qui io. Ah, ok. Salto da una parte all'altra. Nel tempo c'è il vento. Ok. Allora, qui l'abbiamo fatti tutti. Passiamo il ponte. Anything worth anything in here? Ok, riesci a passare? Sei riuscito a passare. Siamo in un luogo sacro. Qui in questa tomba riposano molti dei miei antenati. Guerrieri sconfitti, grandi eroi. Vieni. Addirittura grandi eroi. Se erano come te, è meglio che siano morti. Visto che hai fatto mangiare la carne degli zombie a gente sana, porca miseria. Non c'è niente qui. You see any mummies? Vedete qualche mummia? Non vedo mummie io. No! What the hell? No, spiriti molto cattivi, non avvicinarsi. Stay away. Come spiriti molto cattivi? È solo una ragazza. E non si sa nemmeno se è viva. Sì, è viva. Stop it! Ecco, via dalle balle. Povera ragazza, perché gli devi fare del male? Did you see that man? Avete visto that che roba? Quello era voodoo, cazzo, come nelle notte dei morti viventi. Sì. Non vedo segni di morsi. Se non ha mangiato quei cadaveri, penso che sia a posto. Che succede se l'ha fatto? Perché noi glielo chiediamo. Ehi, sei piccola, ti sei mangiata uno zombie a pranzo? Sta dicendo qualcosa. Ho dovuto, tutti lo hanno fatto. Credevano che mangiando si vivesse in eterno. They would live forever. We'll have to take her with us. Dobbiamo portarla dal dottore. Sì, prima dobbiamo trovare quella dannata mummia. Qui. Trovata la mummia. Now what? E adesso? Beh, abbiamo un macete. Allora, dottore, io le ho portato la ragazza qui. Se questa mummia è stata conservata adeguatamente, il DNA potrebbe essere ancora intatto. Forse può funzionare. Potremmo davvero riuscire a salvare quest'isola. Riguardo alla ragazza, devo controllare il suo sangue. Se è stata contagiata, deve rimanere qui. A presto. Emily
Quanto ci vorrà? Henry sta tenendo duro, ma è malata, molto, molto malata. Devi parlare con Mowen, nonostante quello che dice, lui sa come raggiungere la prigione. È l'unico che può farti entrare, quindi fa quel che devi, altrimenti nessuno sopravvivrà. Però lo vedremo un'altra volta, ragazzi. Finora spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente lasciate un mi piace e vi ricordo, iscrivetevi al canale. Detto questo, ragazzi, da Valfer Games è tutto. Alla prossima!